Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Crisi negli ambulatori e nei poliambulatori per il tariffario a nomenclatore nazionale. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Maria Stella Giorlandino, che è stata più volte nostra ospite. Lei è l'amministratore della rete Artemisia Lab, ma è anche referente Confapi della regione Lazio Sanità e Ricerca. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Siamo vicini da tanto tempo, no? Abbiamo affrontato tanti argomenti e vi ringrazio di dare la grande opportunità di chiarire tante cose che forse ai cittadini nemmeno arrivano. E purtroppo ci siamo trovati davanti a un problema, noi come ambulatori e poi ambulatori autorizzati privati, autorizzati convenzionati, noi eroghiamo un servizio sul territorio, abbiamo più di 8.000 strutture raggruppate in più categorie, davanti a una cosa che è completamente inaspettata, che al di fuori di tutto diventa anche macroscopicamente un'iniziativa inconcepibile. E praticamente le spiego qual è il problema, perché il cittadino comune non è a conoscenza. Nel 2017 viene varato sulle tariffe, se c'è qualcosa che non è chiara, lei me lo dice. Sì. Noi abbiamo dei rimborsi, noi come il pubblico, come gli ospedali pubblici, nello stesso identico modo. Siamo rimborsati in un nomenclatore di quelle che sono delle cifre inerenti all'attività che svolgiamo in regime convenzionato. Nel 2017 viene istituito il nuovo nomenclatore, ma dal 2017 fino a giugno di quest'anno nessuno l'attuava, perché logicamente si rendevano conto, e mi stupisco perché apparteneva al vecchio governo, noi ci aspettavamo che l'attuale governo fosse allineato soprattutto non solo al sostegno della qualità, visto che abbiamo un arretrato di liste d'attesa che non è ancora stato abbattuto, ma alla qualità di un servizio diagnostico ad altissimo livello, altissimo a tutela del cittadino, vuol dire fare bene un'attività lavorativa. Ci siamo trovati a un qualcosa che io trovo profondamente increscioso, perché da una parte si parla che la sanità è aiutata, dall'altra la sanità è ammazzata, perché questo nuovo tariffario del nomenclatore, di cui io poi le darò le varie copie, perché noi ci siamo trovati anche a scrivere alla Meloni, a Mattarella, al ministro Schillaci, a noi come Regione Lazio, a Rocca, a tutti quelli che erano indicati, che praticamente questo rimborso del nuovo tariffario è al completo di tutto del costo dei materiali. Allora, se tu le faccio degli esempi, poi sarà mia cura anche inviare copia per far capire ai cittadini, tu di un Pap test mi vuoi rimborsare 5 euro, Pap test, mi capisca, eh? Cioè lei ha in mano la salute di una donna. Con 5 euro si può fare un Pap test tutto compreso? No. Uno, che medico prendo a leggerlo? Due, i costi materiali, i costi della struttura, l'ostetica, lo speculum, il vetrino, il medico che lo legge. Ma vogliamo scherzare? Ma sanno cos'è la sanità? Chi fa dei prezzi del genere sa cos'è fare sanità? Perché prima, per quanto sia, erano 11 euro, non è che parla poco che erano 50 euro, no? Quindi andare da 11 euro a 5 euro vuol dire non voler far fare gli esami a pubblico, alle persone che hanno bisogno di avere un'assistenza pubblica. Ma dicono: cittadini, io non vi fornisco più niente, mettete le mani nelle vostre tasche e pagatevi la sanità. Allora, dottoressa Un'altra cosa, Giorlandino, prima di andare avanti, perché l'argomento è veramente interessante, però vorrei fare un po' il punto della situazione per far capire meglio a chi ci sta ascoltando. Quindi, benissimo, mi faccia la domanda praticamente, come le sì. pensa un cittadino se la pone. Praticamente, dottoressa, voi tutte le volte che viene un paziente in convenzione,
Voi avete un tariffario, quindi lo Stato vi rimborsa una quantità di denaro. Per il pap test, che abbiamo preso ad esempio in questo momento, prima vi rimborsavano 11 euro, che già è poco per riuscire a fare un lavoro del genere con professionalità. Oggi invece il rimborso è di 5 euro, di questo si tratta? Dovrebbe essere dal 2024 5 euro. Un emocromo 2 euro, consideri che queste tariffe per quello che concerne il convenzionato del rimborso sono ferme dal 91, dal 91. Allora, come si può pensare di dire noi finanziamo la sanità pubblica, perché poi le stesse cifre vanno anche agli ospedali, solo che mentre negli ospedali loro non copriranno questi costi, ma lei dalle sue tasche risanerà il debito pubblico degli ospedali, perché noi risaniamo, no? Pensi che da noi il policlinico perde 350 milioni di euro, con del tariffario del genere, sempre nell'analisi, nel 2045 lui si andrà a 500 milioni. E chi li risana? Noi italiani. In un privato non si può fare, quindi i privati saranno costretti a rinunciare al convenzionato. Consideri che alcune, quindi la popolazione che è affetta di una patologia, io questo mi rivolgo, chi ha una patologia tumorale sa che tutti i giorni o quando deve fare l'esenio ha bisogno di avere delle risposte nel giro di 24 ore, un giorno, il pomeriggio, noi le diamo nel pomeriggio come ritardo di Salab, ma chi gliele farà questi esami? Lo sa lei che in una struttura pubblica gli esami in ospedale vengono dati a volte anche dopo 10 giorni, una settimana, mai vengono dati nello stesso giorno. Quindi io dico, ma dove state? Ma avete reale visione della sanità? Ma sapete che cos'è la sanità prima di prendere alcune decisioni? Come si fa a negare ai cittadini, ai vecchietti che sotto casa il laboratorio non gli potrà più fare un servizio diagnostico? Guardi, le faccio un altro esempio. Alcuni tagli FT4 da 6,36 euro, parliamo di 6 euro, il rimborso diventa 2,60 euro. Allora lei deve mettere il medico che fa il prelievo, le apparecchiature, le spese della struttura che l'accoglie, le spese del biologo che legge, dei macchinari, ma si può fare con 2,60 euro? Allora, o me lo invento chi le fa, oppure è impossibile. Ma la stessa cifra colpisce noi, come colpisce, dicevo prima, le strutture ospedaliere. Quindi loro dicono, a noi degli ospedali che ci importa tanto, risaniamo noi italiani. Ma noi che siamo il servizio, quello che contavamo che arrivasse l'abbattimento delle liste d'attesa, una collaborazione pubblico e privato, un incremento delle spese della salute. Siamo profondamente amareggiati e delusi. Eh sì, dottoressa Giorlandino, perché noi abbiamo fatto tante puntate in cui lei sperava che anche con il nuovo governo di avere un aiuto da parte del governo per quanto riguarda le liste d'attesa e tutto quello che riguarda... Non abbiamo avuto, non si è fatto nessun programma, non si è fatto nulla. Ora parlano di finanziamenti che arriveranno per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma... Guardiamo concretamente, usciamo fuori dalle parole, come le abbattiamo queste liste d'attesa? Dando per una visita cardiologica 20 euro? Perché il rimborso di una visita cardiologica sono 20 euro la prima, le altre 16. Lei lo trova un cardiologo bravo che gli fa una visita, un controllo serio a 20 euro? Con le spese della struttura, con tutto il meccanismo, lei lo trova, mi dica? È impossibile. Allora, che vuol dire? Che questo governo non ha favorito la sanità pubblica. Anzi, a mio parere, c'è un progetto per fare in modo che alcuni servizi della sanità pubblica finiscano dando in mano o a grossi enti di soldi che arrivano dall'estero di comprare, perché logicamente molte di queste strutture saranno costrette a chiudere, no? Gli ospedali no, tanto arriviamo noi, ci mettiamo i soldi, quindi stanno tranquilli. Ma le strutture come possono essere la rete Artemisia? Ma tutte, sono 8.000 strutture. A me tutti i giorni mi chiamano disperato, perché sono un rappresentante di un'associazione. Abbiamo, guardi, ve lo faccio vedere da vicino,
Ci siamo costituiti tutti insieme in questa rete UAP, che significa Unione Ambulatori e Poliambulatori. Dentro c'è un'industria, Cof Salute, Federlab, tutte le associazioni, e abbiamo manifestato con una lettera mandata a tutti l'impossibilità di erogare questi servizi. Ma secondo lei ci ha dato retta qualcuno? Chi mi ascolta? Non saremo noi a non voler dare un servizio di qualità, ma ce lo stanno imponendo di non darlo. Perché mentre fino ad ora, cosa che non si potranno fare, noi ripetevamo a volte emocromi strani, venivano ripetuti pure 2 o 3 volte, ho preso l'alta leucemia, se non quadravo si ripeteva. Mi dice come faccio a ripetere un controllo di una leucemia? Se mi danno 2 euro? È impossibile. Lei capisce che danno che stanno creando alla salute? Impongono una bassa, pessima qualità del servizio perché non vogliono dare il giusto finanziamento. Allora, o c'è incompetenza, mi perdoni, perché qua lo sai, io parlo chiaro, o c'è malafede. La malafede significa qualche accordo con grandi fondi, soldi che arrivano a strangosti, che possono ricomprare strutture che chiuderanno a pochi soldi, per poi magari risalire col tariffario. Beh, dottoressa Giorlandino, io la voglio ringraziare per quello che lei sta facendo, per questa denuncia pubblica, perché tutto è sempre a discapito del paziente. Al 100% si abbassa la qualità del servizio, chi riesce a farli. Si abbassa la disponibilità, che diventerà impossibile, di ripetere un test quando il test risulta ambiguo. Si abbassa soprattutto la possibilità di seguire un paziente come abbiamo sempre fatto, richiamarlo, parlargli, perché è tutto a un costo. E poi che si fa? Ascoltatemi, aumentiamo il debito pubblico. Italiani, preparatevi a coprire più debito pubblico, perché questo è consequenziale a queste scelte. Allora, è voluta? È ignoranza? Io penso che l'ignoranza è peggio che se fosse voluta. Perché chi va a gestire queste posizioni o sa quello che fa o non può prendere alcuni ruoli. Non li prende, chiedete a chi sta sul territorio. Lo sanno perfettamente che da 28 euro che sono fermi in alcuni esami, dal 91 passare a 5 euro è impossibile farli. Mi capisce? Sì, sì, è gravissima la situazione. Ma lei che è sempre così propositiva, dottoressa Giorlandino, c'è la possibilità, c'è qualcosa che si può fare per fermare tutto questo oppure no? Sì, che se ne deve interessare il nostro Presidente del Consiglio e andare a chiamare uno di noi, io ci vado male, e fargli delle tariffe. Perché io quando lo fate a vedere a persone che stanno nell'ambito della sanità, purtroppo non faccio i nomi, ma hanno visto i valori. Ah, ma sono questi? E no, perché ci stiamo a lamentare? Perché la mattina ci siamo svegliati nervosi. Ma così? È così. Allora, dare la possibilità di andare a far vedere questi tagli e rendersi conto di quello che fanno e soprattutto delle bugie che dicono, perché non la stanno utilizzando, non stanno mettendo i soldi nella sanità, è una buffonata. Quindi vedere cosa significa. Ma come? Risparmiamo di più un post-Covid che sono tutti malati, che hanno tutti malattie molto gravi, dove fare gli esami clinici vuol dire salvare una persona. Poi noi abbiamo fatto un TAR, che è stato fissato poi a marzo, abbiamo chiesto nel frattempo una sospensiva al Ministero della Salute di 4-5 mesi affinché avessimo il modo di far vedere chiaramente il danno che vanno a creare. C'è stata detta una grande bugia. Guardi, incrocio le braccia perché mi piace. Ah, ma non siamo stati noi a volere questo tariffario. Era stato scritto dal precedente governo. Noi lo dovevamo approvare e poi lo cambieremo. Ma che mi state a prendere in giro? Mi capisce? Perché lo devi approvare? Lo prendi,
lo controlli, perché se loro per tutti questi anni non l'hanno approvato, ma ci sarà stato un motivo? E allora potevamo il vecchio governo, mi scusi, andava meglio per lui la sanità, almeno non ce l'ha approvata. No, dottoressa, quindi quando questo tariffario verrà approvato e verrà messo in pratica dal 24 si rischia che cosa? Si rischia che praticamente i poliambulatori convenzionati, gli ambulatori convenzionati non decideranno di non abbasseranno la qualità obbligatoriamente come il pubblico, o si abbasserà la qualità sotto i livelli solo per noi. Mentre nel pubblico sbagli un esame, qualcuno muore, poi alla fine non si sa come si finiscono le varie cause, per noi anche se fai un livido su un braccio ti chiedono i soldi. Quindi noi che abbiamo molti più controlli, dico, a noi un incendio non può succedere, perché noi il controllo dei nostri apparecchiature le abbiamo semestrali, e se si trova una senza il tagliandino di controllo si chiudono il centro. Questo per far capire che la sanità privata autorizzata è fatta bene. Al contrario, usciamo dall'ideologia, perché è l'ideologia che non è cittadina. Vuole denunciare un'altra cosa oggi, che è ancora peggio. Allora, noi diciamo che bisogna abbattere le liste d'attesa, no? Lei va in una struttura pubblica, non ospedale pubblico convenzionato, un ospedale pubblico dello Stato. E la mattina lei chiede, lei lo sa, per fare una visita, per fare una tappa, e gli dicono un anno, due anni, no? Sono questi i tempi, lo sa questo, no? Sì. Poi però se lei dice, io come faccio? Due anni! E però se vuole c'è l'intramedia dentro. Domani. Domani. E sa quanto paga una tappa in intramedia? No, questo non lo so. 200 euro. Lei, cittadino italiano, dentro l'ospedale, pagato con le sue tasse le spese, fa 200 euro. Viene in una struttura come la mia, costa 95. Ma come può essere? Mi scusi, noi gli paghiamo la pensione, gli paghiamo i servizi e paghiamo 200 euro, un poveraccio. E allora il pomeriggio, perché non fate l'abbattimento di lista d'attesa? E ai medici che seguono gli esami, gli pagate solo uno straordinario? Ci sono delle visite, ecocardio, con visita cardiologica, 500 euro. È impressionante, dottoressa, e capisco anche perché lei è così arrabbiata. Ha ragione, ma dovremmo esserlo tutti, perché ci riempiono di bugie. La salute di tutti. Ci riempiono di bugie. Allora, dobbiamo stanziare i fondi nella sanità? Dicono che fra 4-5 mesi il MEF metterà dei soldi, ma li mettesse subito. Ma come, regaliamo soldi a tutti? Ma regaliamoli ai vecchietti, no? Diamo qualcosa di più a noi italiani. Sì, giusto. Ma avete avuto quindi un appuntamento con Giorgia Meloni? Ora abbiamo avuto già 2-3 incontri col Ministero della Salute, noi tutti uniti, perché siamo compatti e coesi. Hanno detto che stanno valutando se dare questa sospensiva. Chissà, ci butteremo in ginocchio a pregarli, dateci la sospensiva, aiutiamo gli italiani. Facciamo in modo che il vecchietto, se deve andare sotto casa a vedere l'emocromo, ancora trova chi glielo fa. È questa la situazione. Il problema è che ancora ci mentono, perché parlano di ideologia, della medicina pubblica, ma il pubblico le costa di più se vai a fare l'intramedia. Ma non è che poi non lo paghi, perché nel pubblico, se la mattina ti vai a fare un emocromo che te lo daranno dopo 10 giorni, ti costa 8,80 euro. Una mammografia, e questo l'abbiamo detto, in un ospedale pubblico ti costa 450 euro. Quante volte ho detto appaltateli a noi? Non dico a 45 che è impossibile fare una mammografia di altissimo livello con l'apparecchio di ultima generazione, ma 80 euro. Risparmiate pure, no? Ma diamo un medico, un professionista, un radiologo, una diagnosi immediata. Allora, o si mettono in testa di farla finita con questa ideologia becera,
o in realtà loro vogliono girare i soldi per altri motivi, vogliono gestire i soldi degli italiani per altri motivi, perché altrimenti la sanità va riscritta, va rifatta da capo, va rifatta. Guardi, su questo fatto del tariffario non solo sono arrabbiata, mi sento umiliata da un governo che ha detto che ci sosteneva, che dava il sostegno alla salute, che metteva dei fondi. Ecco, dove stanno questi fondi? Dove? Io non li vedo. Allucinante veramente, dottoressa Giorlandino. Io la voglio ringraziare, Io spero che mi hanno compreso, che sono stata chiara, perché a me non interessa prendere in giro nessuno. Consideri che, guardi, io sono quella che mi sono fatta paladina di tutta la categoria, non temo nessuno, perché io porto avanti la verità. E seppure, come fu anni fa, che successe una cosa simile proprio dentro al ministero, mi venne detto: ma lei si faccia gli affari suoi, visto che c'ha tanti centri. Io le estorsioni non le voglio più. Ha capito come stiamo? Sì. Purtroppo sì, la sanità in questo momento storico è veramente caduta in basso. Io la ringrazio per aver denunciato pubblicamente questo problema che ci riguarda tutti. Ho cercato di parlare con il cuore, perché io sono spesso offesa, perché quando dicono vabbè, ma il pubblico ruba. No, è il privato. Ma no, che rubano, poracci. I nostri medici sono i migliori del mondo. La professionalità dei nostri medici negli ospedali è la migliore del mondo. È la gestione che non funziona. È la gestione, non la qualità di quei poveretti che lavorano. Perché non decidono loro di stare in intramenia. I soldi dell'intramenia non vanno ai medici, vanno alla struttura ospedaliera. Ha capito? Certo, sì. Benissimo, quindi, dottoressa Giorlandino, per favore ci tenga aggiornati su questo argomento, che è un argomento che ci interessa tantissimo. Ravvicinati, e gli italiani lo devono sapere quello che sta succedendo, perché non hanno la visione della verità, hanno quella che è praticamente l'aspetto ideologico, e con l'ideologia li prendono in giro. Basta ideologia, pensiamo alla salute. Sì, a presto dottoressa, mi raccomando, ci tenga aggiornati. Grazie, qualsiasi cosa a vostra disposizione. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buona serata.